stato nel loro campo? Sì, ci sono andato due volte. Quanti ne sono? Se vengo io e lui e veniamo a buttare dell'amianto, non possiamo fare niente. Se voi dieci vi ci mettete addosso, non diciamo una parola e loro no. No, voi potete picchiarci, potete pigliarci e portarci in questura. Vi danno anche un premio dopo, lo sai. Ci danno il premio. Ci bruttano tutti quanti come l'hanno fatto a Ponticelli. Questo sì? Non te lo ricordi? I camorristi vi hanno detto che vi picciano a tutti quanti. Vi hanno detto. Lei perché è non sempre va dal camorrista proprio a dirle che non deve venire mai più a darci fastidio? Io, perché non ce la fa? Io l'ho detto secondo altri canali, ma l'ho detto, non ti preoccupare. Nei canali, ma sono tre anni in persona. Sono tre anni che sono venuti qua, 100 di loro a picchiarci. La polizia è 100 venuto, di loro sono venuti. Ma poco ho detto 100. Sai che ha detto la polizia, noi non possiamo fare niente, dovete stare tranquilli. Questo è Camorra. Allora noi come che Camorra? È ovvio. Ha un nome e un cognome, si chiama Camorra, certo. Allora, quando si parla di Camorra si ritorna di nuovo da capo. Alla fine della fiera, no? Certo. Perché tutta questa roba qui, lo capisci, loro sono delle strada, vittime di un circuito. Lo capisci perché questa strada dovrebbe essere chiusa invece aperta, no? Perché probabilmente a livello anche di amministrazione locale c'è qualcuno che dice, signori miei, lasciamola aperta. Questo è il punto. A che rispetto del tramite? Oppure quando prima di il problema non è la strada qua. Voi siete padre e figlio. Controllo del territorio. No, lui no. Vi somigliate molto. Prima di aprire il campo, la spazzatura era lo stesso buttata qua. E sono di Aronelli. La spazzatura da qua, non lo so da quanto tempo è. Ma è chiarissimo. Io penso che sia sì, loro, no. io credo che sono almeno 6 anni con l'istituzione va a venire, sono delle vittime, sono l'anello della catena. Sì. Ma loro sono vittime di questa catena, assolutamente. Il problema di fondo è che come al solito tutto gira intorno alla mancanza di controllo. Qui dietro siamo sempre qui a quartiere San Giovanni, Cuma Cipitero, siamo a Barra, scusatemi, siamo a esattamente dove abbiamo fatto la passeggiata. Alla fine di questa strada c'è un campo rom dove vivono loro ci hanno raggiunti perché dicono, danno sempre la colpa a noi non siamo noi siamo vittime di un sistema di corruzione, siamo vittime di quello che, io lo dico io, di quello che è anche la camorra, una camorra delle istituzioni, una camorra di collusi, una camorra che ci sta dilaniando e che sta uccidendo i nostri figli. Tu hai 24 anni e c'hai 3 figli. Sì. Hai detto sono stanco. Dicono sempre che siamo noi, dillo che sei stanco, racconta. Certo che sono stanco, dicono ogni giorno, vengono qua e dicono a noi che noi votiamo sempre la spazzatura, che noi facciamo le spazzature, bruciamo delle cose, invece non è vero. Noi non bruciamo nulla, noi vogliamo che la spazzatura essere tolta da qua. Che cosa succede? Vengono qui e vi riempiono fin sotto al vostro campo e voi non potete dire neanche niente. Sì, questo è vero, vengono fino a sopra al campo e buttano la spazzatura. Allora, eppure direttamente al campo buttare questa mondizia. Ho già parlato per non buttare questa e loro dicono no, e ti picchiamo, tu comandi un paese, tu no qua. E non possiamo fare niente. Quindi vengono e vi minacciano. Sì, e non lo so come parlare italiano, parlare no, poco italiano. Non preoccupare, quel poco parla. Pure no, bambini, non so, sono 100 bambini più piccoli, sono 50 per andare a scuola. Già ho parlato con la direttrice. E loro quando venire con questa mondita direttamente al campo e buttare in andate. E diciamo non buttare qua, no. Tu andare in paese, tu comandi in paese, no qua. E non posso diciamo niente. Noi, tu mi hai detto che avete anche raccolto delle targhe di persone che sono venute a sversare. La direttrice, sì. E le avete portate anche alla polizia? Sì. No, la direttrice della scuola. Della scuola. Sì, per questa. Quindi la direttrice ha detto che avrebbe passato queste targhe alla polizia, sì, per far vedere chi è che viene a sversare. Che portare questa mondizia. Allora, prima mi avete detto che voi siete stanchi e che se vi mettono i bidoni e ripuliscono, voi sarete i primi a essere attenti affinché questo non succeda più, è così? Sì, sì, anche perché i bambini quando vanno a scuola e comincia a piovere, qui si blocca perché la spazzatura la fa tirare da là e blocca tutto il canale, diciamo, che tira l'acqua. E rimane l'acqua e non può uscire i bambini per andare a scuola. Tu hai detto che sono venuti anche e hanno incendiato dei pneumatici nei pressi del vostro campo e voi non avete potuto fare niente. Sì, questo è vero, però sono venuti di notte. Quindi mentre voi dormivate? Sì. Poi vi siete accorti con la puzza che avevano bruciato pneumatici e anche amianto, perché purtroppo qua è pieno d'amianto. Sì. E tu hai detto che cercate sempre, voi siete circa 1000 persone in questo campo. Cercate in tutti i modi di migliorare la vostra vita, sì, dicendo sì, magari noi facciamo degli errori, però sono
altri che sono collegati alla camorra che vengono e sversano di tutto anche dove siamo noi. Noi la roba che si raccoglie dalla spazzatura non si butta qua, quello lo raccoglie e va a fare il mercato. Appena ha finito di vendere quello che può vendere, quello che rimane la butta, non la porta un'altra volta al campo, perché la butta là e viene un'altra volta a raccogliere nella spazzatura fino a casa. Tu prima ci hai raccontato che quando prendete gli elettrodomestici, tipo le lavatrici, come prima, poco fa, c'era una lavatrice nei pressi del fabbricato qui dietro, sì. Questa lavatrice voi la prendete e la vendete come ferro vecchio. Sì, perché? Ferro vecchio, normale. Perché questo? E questa nel servizio no. Allora, io adesso vi faccio una domanda. Quando voi raccogliete questi elettrodomestici, quelli che magari non riuscite a vendere o delle parti, che cosa ne fate del resto? Ma quelli si buttano, scusa. E dove le buttate però? Tipo nei bidoni che stanno sulla strada. Anche se sono bidoni che magari non possono contenere, perché giustamente tu dici dove la vado a lasciare quella merce che non riesco a vendere? No, ma allora, noi non buttiamo, tipo questo non si vende, la butto per terra. Perché no. Sai che se la butti per terra la gente vedono e gridano. Tu cerchi un bidone che è vuoto e la butti là dentro. Quindi comunque cerchi di non gettare rifiuti. Allora, voi qui del campo di Barra, dico bene, sì. Dite, se le istituzioni, se il comune, la municipalità ripulisce questa strada, voi sarete i primi a far sì che non venga più sporcata? Sì, questo sì. Tu tra l'altro ti hanno offerto di lavorare, insomma fai comunque una collaborazione, quindi in qualche modo cerchi di fare un lavoro diciamo onesto, che non ti porti a dover bruciare per produrre, per raccogliere rame, per insomma per poter dare da mangiare ai tuoi figli, sì, è così? Sì, sì. Allora noi questa cosa l'andremo a... Una parte lavoro pure con l'ambiente solitario e una parte pure con la Caritas. Quindi siete già posizionati, cioè comunque lavorate con delle associazioni che in qualche modo... Sì, perché io faccio il CAIR, portiamo diciamo, il cibo nelle chiese dove ci sono le suore, diciamo, che vengono dati da mangiare ai poveri che non hanno la possibilità. E beh, queste associazioni non hanno cercato di darvi un aiuto, oppure voi... Sta provando. Voi volete continuare a vivere in questo campo oppure vorreste essere sistemati in delle abitazioni? No, ma non solo, noi vogliamo essere sistemati nelle abitazioni, però il lavoro non c'è, la casa come fai a pagarla? Vabbè, però se tu fai collaborazione di lavoro con queste associazioni e loro ti permettono di trovare dei lavori, insomma anche saltuari, ma che in qualche modo ti permettono di arrivare a fine mese, tu non sei costretto a fare cose che sono poi illegali, non è così? Sì, è così. Perché ad esempio tu al momento come vivi, perdonami? Io al momento con i soldi dal lavoro. Quindi, perché lavori. Quindi a quel punto se hai la possibilità di avere un alloggio che non sia un alloggio che costi tantissimo, puoi farlo e vivere in maniera onesta, è così? Sì, sì. Cioè saresti disposto a lasciare un campo che comunque è vivere tra lamiere, tra roba vecchia, tra rifiuti? Sì, io sono disposto, però prima non stavo disposto perché non avevo lavoro e non potevo pagare la casa. Quindi poi adesso invece da quando lavori con queste associazioni hai deciso che non è più giusto subire, soprattutto di non essere mischiati con quello che poi è l'organismo della camorra, no? Va bene, allora io vi ringrazio, anche se insomma alla fine siete riusciti a dire qualcosa. Potete, la polizia è presente. Anche loro già sanno benissimo, però non parlano. E magari noi poi chiederemo a chi di dovere. Io vi prego soltanto di non bruciare, vi prego non bruciate perché perché non è solo a noi. Forse lei non ha capito ancora chi è Barra. Barra è sentita per tutte le parti perché la camorra più grande. Io sono napoletana, so che cos'è Barra. Allora, è proprio per questo che io mi incazzo sempre, perché se voi sapete chi è Barra, perché non riuscite a capire che noi non abbiamo il potere di parlare, diciamo di comandare, qua non si butta la spazzatura, perché non vai a buttare l'isola ecologica, perché non vuoi pagare e vieni a buttarla qua. E poi chiamare la SIA, mettere un codice non costa niente, se la prende. Oppure non costa niente, invece di fermarsi al primo cumulo di spazzatura già esistente, arrivare all'isola ecologica e lasciare quello che non serve. Ok, grazie. Questo piazzale era pieno di paraurti pneumatici, è una cosa indescrivibile. Era una disca, quindi praticamente è bastata una catena. Una catena comprata da un privato cittadino, messa qua, avrà speso 50-100 euro, non lo so. Cioè, molto simbolica la catena che abbraccia, cioè che avvolge l'albero.
E quindi si vede una cosa incredibile, come in un posto così degradato basta una semplice catena per mantenere un po' di decenza. Figurarsi l'effetto che potrebbe avere una videosorveglianza seria, una segnalazione seria. Ci tenevo che l'operatore riprendesse, Francesco Di Serio, c'è scritto divieto di scarico e videosorveglianza attiva, ma sono due cose che non hanno proprio nessun senso per quello che abbiamo visto, perché non esiste un sistema di videosorveglianza. Quando, e ancora più grave il divieto di scarico, non lo leggono quando neanche. In passato ho chiesto vedo a... che c'è giusto davanti alla catena, sì, perché poi ogni tanto no, bisognerebbe anche venire a spazzare, non hanno potuto insomma, farne sì, proprio a meno sì, c'è un po' di io ho, delle, ho delle foto archiviate dove qua era un mare di paraurti e pneumatici, è bastata una semplice catena messa da un privato cittadino per mantenere un po' di pulizia. Quindi diciamo che alla fine insomma ogni qualvolta almeno un pezzo se ne è salvato. Ogni qualvolta ho suggerito a qualche amministratore locale chiudiamo quella strada così come ordina l'ordinanza, hanno risposto beh il cancello poi lo butteranno giù in un niente. Questo è un parco che è nato, questo è un parco, lo potete osservare su Google Art, è di oltre 1500 metri quadri, nato con i fondi del dopo terremoto, quindi nei primi anni 80, ed è chiuso da oltre 20 anni, sta qua chiuso, ovviamente abbandonato a se stesso, si potrebbe restituire un parco verde alla cittadinanza qui del quartiere. È chiuso, ovviamente. La motivazione della chiusura? Niente, deve essere chiuso perché altrimenti dicono che qui ci vengono a nascondere di tutto e di più, ovviamente. Io credo che all'interno del vialetto di via Cimitero, via Cuma Cimitero, ci sia molto, molto. Certo. Veramente la però vorrei vedere ripulita. Tengo a sottolineare che i cancelli poi non è che vengono buttati giù facilmente dai rom, no? Così come questa catena che potrebbe far gola ai rom sta qui da due anni e nessuno la tocca, sì, voglio perché dire. Perché poi alla fine loro vendono ferro, sì, vendono sì, 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 rame, quindi... Eppure sta catena sta qua da due anni e nessuno la tocca. Quindi è un... E avrà fatto risparmiare, credo, avrà fatto risparmiare all'amministrazione comunale un bel po' di soldi di bonifica. Assolutamente. Quindi figuriamoci cosa potrebbe servire una videosorveglianza seria, un controllo un poco più assiduo del territorio. Io chiamerei anche Roberto Brebanti, che come al solito è la parte itinerante, giusto per restare in tema di Rotti Vitalia, che siamo sempre sulla strada nella maniera buona. E ringraziare Salvatore Dolce. Grazie a voi. Sperando che ci riaggiorneremo, sperando che questa cosa possa avere veramente una soluzione, possa servire. E con Roberto vi salutiamo da Barra e ci spostiamo per la chiusura definitiva di questa giornata di Tutti Santi davanti all'ospedale del Mare. E giusto qui, con il completamento. La sanità. Dopo quello che è contro la salute, pensiamo alla sanità.